Ed è lì a me, se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. Inferno 15, ed è il tema dell'incontro dei giovedì letterari in biblioteca di questo giovedì. Abbiamo la fortuna di avere con noi Franco Buffoni, uno dei maggiori poeti italiani, ed è un incontro dedicato a Dante all'interno di un progetto nazionale nel nome di Dante dell'Associazione degli Italianisti, scrittori che leggono e commentano Dante. È un incontro anche all'interno del Maggio dei Libri e quindi tutto un mese dedicato a Dante quest'anno e alla promozione della lettura, ma soprattutto siamo qui in Biblioteca Negroni e quindi la biblioteca dedicata a uno dei maggiori dantisti dal punto di vista del collezionismo ottocentesco di Dante, il novarese avvocato Carlo Negroni, che ha raccolto in questa biblioteca opere importanti. Questa biblioteca dedicherà una mostra a questo patrimonio in autunno, tra l'altro un manoscritto del XV secolo miniato molto bello, diversi incunaboli e tra l'altro alcune cinquecentine importanti. Uno dei primi incunaboli della Divina Commedia, tra l'altro, è stato curato dal Nebbia, un novarese. Ma Novara è legata a Dante ed è per questo che anche con l'incontro di oggi pomeriggio iniziano le celebrazioni novaresi dedicate a Dante, che il comune di Novara ha intitolato Dante e Novara. Ecco, i riferimenti legati a Novara nella Divina Commedia sono tanti e pensiamo a personaggi come Pier Lombardo, pensiamo a Fra Dolcino nelle vallate valsesiane, ma anche i personaggi che hanno vissuto a Novara e si sono occupati molto di Dante. Ho citato Carlo Negroni, ma non posso naturalmente non citare un poeta d'inizio Novecento che ha insegnato anche cose dantesche a Novara prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, Clemente Revora, che poi nell'ultima parte della sua vita, nel 1955, in onore di Ezra Pound, ha dedicato una poesia proprio a Dante, d'eterna poesia a noi vien Dante, per incuorar su quella traccia l'arte che, severa, al vero solleva. Ecco, queste sono alcune delle suggestioni con cui lascio la parola a Franco Buffoni che leggerà e commenterà il quindicesimo dell'Inferno, ma soprattutto ci aprirà, come sa fare lui, alla cultura, alla poesia e a tutte le implicazioni anche di attualità e a tutte le problematiche della vita umana e sociale che Dante ci ha insegnato e che noi continuamente viviamo. Franco Buffoni è autore di molti libri di riferimento, tra l'altro dirige una rivista importantissima come Testo a Fronte e tra i libri suoi più recenti ricordo almeno Gli strumenti della poesia, che è un manuale, un diario dedicato proprio alla poetica. E poi un recentissimo libro uscito da Mondadori, Beltejeuse, di cui chiedo a lui se ci potrà leggere qualche cosa, ed è una raccolta molto importante uscita nello specchio Mondadori, dedicata a una poesia, ma a una poesia legata anche alla scienza. E sappiamo anche quanto Dante fosse interessato a questo. Ma lascio subito la parola e lo ringrazio. Nel canto quindicesimo dell'Inferno, due parrebbero essere i punti fermi relativamente al rapporto tra Dante e Brunetto Latini. Il primo, che Dante mostra rispetto e affetto per il maestro, gli dà del voi, si rivolge a lui come a Ser Brunetto, siete voi qui, Ser Brunetto, e quelli, oh figliol mio, non ti dispiaccia se Brunetto Latino un poco teco ritorna indietro e lascia andare la traccia. Mentre il secondo punto fermo sarebbe che Dante condanna Brunetto alla pena eterna in quanto sodomita. Il mio obiettivo oggi è dimostrare come entrambi questi assunti possano essere messi in discussione e addirittura negati. Iniziamo dal primo, considerando anzitutto l'arretratezza del bagaglio letterario e culturale di Brunetto,
ancora strettamente legato all'enciclopedismo e alla poesia didascalica, rispetto all'ampiezza del respiro lirico e al rigore morale della nuova poesia di Dante. Una volta abbandonato nell'incompiuto convivio, l'insegnamento del maestro Brunetto Latino. Da una parte dunque appare Brunetto, che pervicacemente continua a dare credito al caso. Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. E se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei l'opera a conforto. Dall'altra parte appare Dante, che invece si affida alla ragione rappresentata da Virgilio, guidata dalla grazia. Per lui la fortuna è ormai intelligenza celeste, all'interno della quale, pur permanendo chiare considerazioni relative all'influsso degli astri, come nel Paradiso all'entrata nella costellazione dei Gemelli, risulta completamente trascesa la meccanicistica visione astrologica di Brunetto Latino. Alla riflessione sulla arretratezza culturale di Brunetto possiamo aggiungere un dato comportamentale. Brunetto non riconosce Virgilio. Laddove Dante, all'inizio della cantica, lo riconosce immediatamente. Come mai? Credo vi sia una sola risposta, perché sarebbe ridicolo parlare soltanto di luce soffusa. Perché Brunetto non è degno, non è all'altezza di riconoscere Virgilio. Brunetto pensa solo al suo tresor, lo raccomanda nuovamente e in modo patetico all'ex allievo. Di più direi, ma il venire il sermone più lungo esser non può, però che io veggio là sorger nuovo fumo dal sabbione, gente vien con la qual esser non deggio. Sieti raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora e più non cheggio. E l'ex allievo lo accontenterà, gli darà gloria perenne per luce riflessa, il modo peggiore che un autore possa desiderare per essere ricordato. Brunetto non riconosce Virgilio perché questi è troppo grande per lui. E nemmeno cammin facendo Dante ritiene sia il caso di rivelare a Brunetto l'identità del nuovo maestro Virgilio. Virgilio, la cui opera assorbe e trasmuta la grandezza dei più grandi tra i suoi precursori, Virgilio capace di celare in ogni esametro un universo citazionale, referenziale, intertestuale e al contempo di mostrarci poesia pura, limpida, affatto appesantita, semplicemente perfetta, e volta a preconizzare, prevedere, abbracciare le più grandi tra le opere future, come quella di Dante. Ser Brunetto, per contro, non vede oltre il proprio naso, pensa solo a se stesso, si vanta di aver compreso le doti letterarie del suo allievo, ma anche qui in modo estremamente riduttivo, non accorgendosi che proprio in questo suo incoraggiare e in questo suo incitare l'allievo non puoi fallire a glorioso porto, dato t'avrei all'opera conforto, e proprio in questo incoraggiare e incitare l'allievo sta un'ulteriore dimostrazione di arretratezza culturale, di inadeguatezza. Dante, in sostanza, vuol far fare brutta figura a Brunetto Latini, non perché sodomita, ma perché mediocre letterato. E ci riesce perfettamente,
Malgrado le parole di affetto, la cara e buona immagine paterna e le manifestazioni di gratitudine, voi mi insegnavate che la mente m'è fitta e or m'accora, la cara e buona immagine paterna di voi quando nel mondo ad ora insegnavate come l'uom s'etterna. E quant'io l'abbia in grado, mentr'io vivo, convien che nella mia lingua si scerna. L'immagine diviene persino scultorea, con Brunetto in basso, non in quanto peccatore, ma in quanto culturalmente inadeguato. E Dante, rivolto ormai a Virgilio in modo definitivo, Virgilio, che pur si degna di considerare Brunetto, ma per il suo buon senso. Bene ascolta chi la nota. Lo mio maestro allora in sulla gotta destra si volse indietro e riguardommi, poi disse: bene ascolta chi la nota, lo mio maestro è Virgilio. Ma Virgilio guarda Brunetto dall'alto e lo guarda con lo sguardo già volto a ben altri incontri, a ben altre esperienze di viaggio. Quanto al secondo punto, la condanna di Brunetto alla pena eterna come sodomita, occorre fare attenzione a non procedere in modo banalmente sillogistico. Dante, in Inferno XV, non condanna l'omosessualità, così come in Inferno V non condanna l'adulterio. Certo, Paolo e Francesca sono all'inferno in quanto adulteri e Brunetto Latini vi si trova in quanto sodomita, perché Dante applica la lettura cristiana della corrispondenza peccato-pena, ma indica anche una via a se stesso e al lettore. Impegniamoci a essere virtuosi, a superare le tentazioni della carne e della vita terrena, noi che questi atti li abbiamo desiderati, noi che questi atti li abbiamo commessi. E questo senza voler minimamente rinverdire antiche dispute su Dante uomo e poeta da una parte e Dante teologo e giudice dall'altra, o tra struttura teologale del poema e poesia capace di comprendere e di assolvere. Occorre anche distinguere tra la legge, che per sua natura non può che essere generale e astratta, e l'atteggiamento umano di Dante, che è sempre concreto, individuale. Pertanto, così come tutta una tradizione di amore cortese rivive e viene immortalata nel bacio di Paolo e Francesca, allo stesso modo, tutta una tradizione di omosessualità e cultura, ovviamente uso il termine omosessualità anche se è stato coniato nella seconda metà dell'Ottocento, avrei potuto dire amore greco e cultura, o amore che non osa dire il suo nome, quello che era di unspeakable vice, no? Il vizio di cui non si può fare il nome degli antichi greci. Comunque, per sintesi, oggi possiamo dire, allo stesso modo, tutta una tradizione di omosessualità e cultura rivive nell'incontro tra Dante e Brunetto. Come rivela Brunetto, parlando dei tanti chierici e letterati che compongono il suo gruppo. Né per tanto di men parlando vommi con Ser Brunetto, e dimando chi sono i suoi compagni più noti e più sommi, ed egli a me, saper d'alcuno è buono, degli altri fia laudabile tacerci, che il tempo sarà corto a tanto suono. Insomma, sappi che tutti, fur cherci, e lì cherci significa chierici,
Insomma, sappi che tutti fur querci e letterati grandi e di gran fama. D'un peccato medesimo al mondo legge. Letterati grandi e di gran fama, Prisciano se ne va con quella turba grama, e Francesco d'accorso anche, e vedervi, s'avessi avuto di tal tigna brama, colui potei, che dal servo dei servi fu trasmutato d'arno in bacchiglione, dove lasciò li mal protesi nervi. Prometto, detto in termini contemporanei, è un omosessuale organico. È il maestro omosessuale che non riesce a trattenersi dall'accarezzare paternamente ogni volta che può i propri allievi. E lo fa ancora, anche con Dante, anche in questa occasione. Non dimentichiamo che Brunetto ha applicato in chiave omosessuale gli stereotipi del corteggiamento amoroso, tipici della scuola siciliana, nella canzone dedicata a un giovane, Bondié di Etaiuti. Ma Brunetto è anche un pavido, che nel Tesoretto 2.33.44 condanna senza appello la sodomia. Fa ciò che non fa Dante, quando dice: «Deh, come son periti quei che contra natura brigan cotal usura». Ciò che un Dante estremamente problematico e intrigante si guarda bene dal fare nella commedia, dove mostra la fine che fanno i peccatori, tutti i peccatori, Brunetto fa invece nel Tesoretto. Oggi diremmo che Brunetto è anche un omosessuale velato. La categoria più scatenata sessualmente, in quanto maggiormente repressa, e quindi la più a rischio in ogni senso. E Virgilio? Virgilio il modello, Virgilio il nuovo maestro. Durante l'adolescenza Virgilio veniva deriso dai compagni, schernito, sbeffeggiato e apostrofato come fanciullina, perché capace di provare trasporto amoroso solo per i ragazzi. Virgilio era di salute cagionevole, timido, già malato di tisi, e dunque spinto a condurre una vita solitaria, volta alla meditazione, alla speculazione filosofico-letteraria, alla creazione poetica. Dante sa benissimo che anche le pulsioni del nuovo maestro furono sempre di segno, detto in termini contemporanei, di segno omoerotico. Ma non se ne stupisce per nulla e tantomeno se ne preoccupa. Il punto è non più peccare, non non desiderare. Dante, detto nuovamente in termini contemporanei, non è omosessuale come Virgilio o come Brunetto, ma come ogni uomo normale può compiere atti omosessuali se le circostanze sono favorevoli. Va ricordato che nella sua cerchia, la cerchia di Dante, tra chierici e letterati, per l'appunto, il fatto che certi rapporti esistessero era non solo tollerato, ma praticamente considerato la norma. E forse l'immagine emblematica di questo dantesco stare sia di qua sia di là appare proprio all'inizio del canto, con Dante che cammina sul ciglione dell'argine del Flegetonte, paragonato a una diga. Or c'è porta l'un dei duri margini, e il fummo del ruscello di sopra d'uggia, sì che dal fuoco salva l'acqua. Gli argini, quali fiamminghi traguizzante brugia, che sarebbe Bruges, quali fiamminghi traguizzante brugia, temendo il fiotto che inver lor s'avventa, fanno lo schermo perché il mar si fugge. Non abbiamo dati precisi relativi al 300, ma all'inizio del 400 a Firenze, e qui i dati invece sono precisi,
oltre il 60% dei maschi adulti era stato arrestato almeno una volta con l'accusa di avere commesso atti di sodomia. In sostanza, l'accusa di sodomia era il mezzo più semplice a disposizione di chiunque per vendicarsi di qualcuno. Funzionava sempre. È possibile supporre che la situazione non fosse molto diversa all'epoca di Dante. D'altro canto, è risaputo che la relazione omosessuale per antonomasia fioriva proprio nelle scuole di retorica tra maestro e allievo. Dante, dunque, detto in termini contemporanei, compie un outing rivelando pubblicamente l'omosessualità di Brunetto, ma il decor stesso del canto insiste su immagini di reciprocità e di inversione. Come ha osservato Tommaso Giartosio, maestro e allievo, in questo caso Brunetto e Dante, si muovono in parallelo, si toccano, perpetuano i ruoli scolastici, oppure praticano un rituale gioco delle parti, fino a un curioso scambio di cortesie per decidere chi sta sopra e chi sta sotto l'argine. E ancora, l'atmosfera stessa del canto, solitamente definita come purgatoriale, una penombra discreta e sfumata, con apparizioni indistinte che scrutano come suol da sera guardare un altro sotto nuova luna, pochi accenni alla pena, il flegetonte descritto come un ruscello, un'ambientazione che sottolinea la dimestichezza tra Dante e Brunetto, il tono patetico e pudico del loro ritrovarsi. Un simile regime di scarsa visibilità si adatta peraltro perfettamente ai luoghi frequentati un tempo dagli omosessuali. Va infine ricordato che entrambi, Dante e Brunetto, furono condannati all'esilio. Brunetto era guelfo e fu esiliato per 6 anni. E proprio da Brunetto giunge a Dante la profezia più chiara relativa al suo proprio esilio, al punto che tema vero del canto potrebbe non essere la sodomia, bensì la polemica di Dante con Firenze. Resta comunque il fatto che il canto dedicato all'omosessualità è anche il canto dell'esilio. E in tale ottica il verso dell'umana natura posto in bando, il bando, dal gotico band vo, che significa bandiera, porre in bando, dell'umana natura posto in bando, quindi come minimo possiede questo verso una valenza polisemica. Di più direi, ma al venire il sermone più lungo esser non può, però che io veggio la surger nuovo fummo del sabbione, gente vien con la quale esser non deggio, sieti raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora e più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona al drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non colui che perde. Ecco, a questo punto, come ha ricordato Roberto Cicala prima, ho pubblicato recentemente un libro che si intitola Betelgeuse e altre poesie scientifiche, dove dall'inferno in cui vi ho sprofondati con il quindicesimo canto di Brunetto, vorrei portarvi al purgatorio e infine al paradiso, leggendovi un paio di brevissime poesie da questo libro. La poesia che parte da 3 versi del purgatorio si intitola Un intenso bagliore violaceo e fa riferimento al canto sesto, verso 25-28, che
parafrasato si legge così: «Non appena mi fui liberato da tutte quelle anime che pregavano perché altri pregassero per permetter loro di purificarsi più in fretta, io cominciai». E il dettato dantesco è il seguente e poi subito i versi da Betelgeuse. Come libero fui da tutte quante quell'ombre che pregar pur ch'altri prieghi, sì che savacci lor divenir sante, i cominciai. Un intenso bagliore violaceo, circonfuso di elettrico blu, così apparsa nei telescopi X e Newton dell'ESA e in quelli a raggi X della NASA, l'esplosione del superammasso di un fiucco a 390 milioni di anni luce da noi. Ofiuco è un mostro cosmico formato da migliaia di galassie dove Cristo si è incarnato prima di venire da noi. Ecco, poi in questo libro, appunto, Betelgeuse e altre poesie scientifiche, giungo al paradiso e al paradiso ci arrivo in questo modo, con questa breve poesia che si intitola Antimateria in Excelsis. In effetti in questo libro io cerco di coniugare, perché ho scoperto che un certo algoritmo serve sia in astrofisica sia in microbiologia, e allora cerco di coniugare i due ambiti. Antimateria in Excelsis. Uno dei misteri della fisica è capire perché dopo il Big Bang sia caduta l'originale simmetria tra materia e antimateria, perché abbia prevalso la materia e dove l'antimateria sia finita, perché non vediamo le antistelle e le antigalassie. Un'esigenza manifesta già nel Dante delle simmetrie e delle regolarità. Neutrini e antineutrini, come i beati del cielo della Luna rispetto a quelli del cielo di Saturno. E con questo vi saluto.